Tra nativi digitali e non, 20 anni pesano come 150 pesavano nel vecchio millennio. Giovani di ogni nazionalità lasciano la famiglia e la storia del loro paese all'ingresso della valle e sposano stile di vita e linguaggio delle aziende tech. I miei genitori? Li vedo spesso, online, chatto con loro. Non sono nativi digitali, quindi non so quanto possano capire del mio modo di stare al mondo. E secondo me il mio invito a tanti ragazzi giovani italiani è che non abbiamo niente da perdere in Italia. Sì, abbiamo famiglia, abbiamo amici, ma niente cambia. Ti vieni qui per 2 anni, magari torni per Natale e tutto è come l'avevi lasciato. E da qui c'è solamente da imparare. In Silicon Valley, vestiti a caso, tutti sorridono in continuazione. Parlando, utilizzano in modo quasi ossessivo i termini che qui vanno per la maggiore e creano appartenenza, come amazing, disrupting, challenge, smart, passion, future, sbalorditivo, di rottura, sfidante, brillante, passione, futuro. Se non si parla così, qui non si è integrati. Se poi non si ha neanche la app di Uber per prendere passaggi pagati, non ci si può proprio muovere, come è successo a me. Per prendere un taxi ho aspettato 1 ora, trattata da questo signore che ha cercato invano di aiutarmi come un essere preistorico. Tra un po' le macchine guideranno da sole, senza l'uomo. Da noi in Europa si parla molto di etica della robotica, ad esempio una macchina senza autista potrebbe dover decidere da sola se uccidere una vecchietta sulle strisce o 3 bambini che le tagliano la strada. I computer guidano senz'altro meglio dell'uomo in linea di massima. Negli Stati Uniti, solo ultimamente, 35.000 persone sono morte in incidenti stradali. La sfida sarà sulla responsabilità. Di chi sarà quest'ultima? Del software, del programma, del programmatore? Se penso all'etica in relazione alle macchine senza autista, penso anche che ne sarà dei 3 milioni di persone che guidano per mestiere. Non mi sembra un problema da meno e non abbiamo una risposta per questo. La prossima generazione della Silicon Valley è quella dei robot, che si muoveranno nella valle autonomamente, collaborano quotidianamente con gli umani. 2 mesi fa una donna a Stanford giocava a golf e la sua macchinina da golf, con le mazze, le palline e tutto il resto, la seguiva da sola grazie a un sensore. Nei prossimi mesi Facebook assumerà 1200 giovani che sappiano dialogare con e tramite droni e robot. In Facebook il telefono non si usa quasi mai per parlare. All'ingresso bisogna comunicare con i dirigenti solo via mail. L'account del social network vale praticamente come una carta d'identità. Cerchiamo di telefonare e di nuovo ci guardano come se ci fossimo materializzati dall'era mesozoica. All'ingresso dell'Università di Stanford, 58.000 dollari di retta l'anno e 15.000 studenti, la targa parla chiaro. Se Dante all'inizio della Divina Commedia scrisse «Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne e io eterno duro, lasciate ogni speranza o voi che entrate», qui la targa recita l'esatto contrario, dedicata alle cose che non sono ancora accadute e alla gente che le sta sognando. Le possibilità di portare sviluppo in questo momento sono enormi. Abbiamo miliardi di persone che entrano nei mercati digitali, la tecnologia è in grado di sviluppare, di supportare qualsiasi tipo di business, la tecnologia costa poco, è a disposizione di chiunque, è più che altro un investimento culturale che si fa nel cercare di fare qualcosa in maniera diversa.